Innanzitutto ringrazio Ionica TV per un grande lavoro che sta facendo sul territorio, sempre presente alla chiamata di ogni cittadino, comune, ogni istituzione. Innanzitutto, voglio iniziare dando la mia più piena solidarietà a tutte le persone che in questo ultimo periodo, ma anche in questi ultimi anni, hanno subito furti, hanno subito incendi di auto, hanno subito tutto e di più nella comunità di Scanzano. Noi l'altra sera abbiamo fatto un consiglio comunale aperto e abbiamo votato all'unanimità per l'istituzione di una commissione comunale, una legge uscita da poco che dà più potere ai sindaci. E ho votato anch'io a favore e ho fatto delle proposte. Scanzano ha bisogno di una videosorveglianza nei punti principali, Scanzano ha bisogno di una caserma che sia di polizia o di carabiniero o di quant'altro, Scanzano ha bisogno anche forse di coraggio, i cittadini di Scanzano devono avere il coraggio di denunciare anche una macchina sospetta, devono avere il coraggio di dire le cose, devono avere il coraggio di denunciare. Il problema è anche questo, quello che la gente ha paura di denunciare, perché quando chiami una forza dell'ordine ti chiede quando sei nato, dove sei nato, chi sei, e quindi la gente si mette paura. Alcuni comuni a livello nazionale hanno aderito ad un'applicazione dove tu denunci attraverso un click che fai su una mappa comunale gestita dalle forze dell'ordine. Ma voglio concludere anche facendo un appello alle istituzioni nazionali che facciano presto a cambiare una legge giustizia, perché ultimamente non viene fatta nemmeno giustizia sui casi che accadono e quindi anche questo è un grande appello. L'ultimo episodio, la solidarietà va a Mario, un ristoratore che ha subito un furto e ha sparato, ma questo a Mario mi lega anche una cosa mia personale che alcuni anni fa accadde nella mia azienda. Un rumeno che venne a rubare, cioè, questo è un fatto gravissimo che oggi la giustizia difende il ladro e non chi viene rubato. Quindi un appello anche alle istituzioni nazionali di fare proposte serie al Ministero della Giustizia.